Russian one also. Qualcosa qua o... Sì e no. Se io andrei di qua, ma... faccio andare a riprendere il coso senza essere scoperto dai due tizi. Ci complimentiamo con voi per il vostro lavoro. Adesso non ce l'ho questo. Dai Paolo, fai dietro front. I'm going to go to the hospital.
vedo lo stesso. Non ha senso, vedo lo stesso. Siamo troppo deboli. Poca gente che ci crede veramente. Ma perché non si può prestare? Perché si può? Qui non è possibile sfondare le linee degli esperimenti. Lui e io sappiamo che c'è un passaggio sotto quel ponte. Io e io. Perché i nostri comandanti non lo sanno? Avremmo potuto risparmiare centinaia di vite.
tutto silenzioso già, quindi insomma. Finiscono mai questi. Devo andare a un labirinto, quindi non mi viene niente. Ora ci vuole stare un labirinto. Sono i due feriti, eh? Perché quella chiave lì si vede. Thank you.
Vedere un video dopo la tappa, perché con questo è vedere che cazzo è. Si è messo coperto e poi è morto. Una cosa. No. In modo per disattivare tutte le luci e non c'è una mano per fare uno di là, devo andare di là, però, quindi sta andando a parte giusta per l'esplorazione. Ho sentito che c'era un ranger da queste parti. Ottimo lavoro. Non ti farò domande sulla tua missione qui. Ci raggrupperemo e ripiegheremo. È stato un onore conoscerti. Grazie ancora.
dove si va di qua. Chiuso.
Scarpone si è rotto. Merda! Vabbè, un altro scarpone si è rotto. Merda! Il nemico della linea rossa è il quarto impero, si racconta che sia in guerra da centali, nazioni diverse che come fosse ispirate dal demonio scelgono una versione del conflitto e a volte come nella mito si dividono e combattono fino a quando entrambi non sono annientati. L'impero in teoria sarebbe l'esatto opposto della linea rossa, ma allora perché sembrano così simili? Fame e povertà, lavori forzati, mirabili raduni scalditi dalle fanificazioni dei politici, agli sguardi fatti della plebe si esprimono a colpi di slogan e non possono neanche mettere in dubbio ciò che viene detto loro, eppure qui temono qualcosa di diverso. Secondo me è sufficiente eradicare tutti i mutanti perché il resto si aggiudichi, cioè giusti da sé. La purezza razziale non è più rilevante. Questi imperialisti, ciò che conta è la potenza genetica, e poiché la norma è definita dai politici, chiunque può essere tenuto mutante. Alla fine sono i soldati che decidono chi vive e chi muore, e questa battaglia potrebbe andare avanti all'infinito. Inoltre, trattano le spie allo stesso modo della linea rossa, quindi non posso lasciare che mi perdono. Va bene. Aveva appena detto, non posso lasciare che mi catturino, un po' preso. Quando ripresi i sensi, persi ogni speranza. Gli imperialisti usavano i prigionieri come schiavi o bersagli al poligono di Kiro. Perché esitare? Spariamo questa spia rossa e facciamola finita!
Non dovremmo chiamare la Gestapo? Impiegheranno una vita ad arrivare qui dall'impero. Chi sorveglierà questo maiale per tutto questo tempo? Ben detto, molto bene, Fitcheros. Di la tua preghiera a Marx o a chi per lui? Forse se ci implori, la tua morte potrebbe essere rapida. Cosa che mi piace dei cattivi è che discutono sempre a lungo prima di premere il grilletto. Mi sei debitore, ragazzo. Non sembri uno dei rossi. Chi diavolo sei? Questo è il simbolo di Hunter. Meglio che ti porti da Miller. Qualunque messaggio tu abbia, lo darei a lui. Ok, andiamo alla vettura blindata. Ecco il piano, Pavel. Tu lo porti al nostro carrello con la vettura blindata. Mancherà davvero poco, solo le stazioni Dana e Nera. E la missione? Ehi, Miller ti darà una medaglia se gli porti notizie di Hunter. Penserò io alla missione. Ci vediamo alla stazione Nera. Fai attenzione là fuori. Lo sapevo che chiamavo la scossa. Esploración. Cioè questi qua, quelli che mi hanno preso non sono fatti che dietro di loro. Dovresti entrare nella torretta. Sarà più difficile vederti. Spero che tu sappia come funziona una mitragliatrice. Beh, ragazzi, buona fortuna a voi. È la mattina e le 11, cazzo me ne frega. Camisina. Ah, per ruota di così. Cercheremo di superare i posti di blocco senza fare rumore. Se mantenete la calma potrebbero sorvolare sul fatto che siamo i sostituti dell'equipaggio. Se va tutto a rotoli, fate quello che vi dico. Che state facendo qui? Questo veicolo non è previsto nel piano trasporti. Ecco, siamo stati inviati al posto di blocco avanzato, signore, per consegnare munizioni. Hanno già ricevuto le munizioni. Chi siete? Alzate la visiera!
Halt! Allarme! Ai veicoli! Dove va? Thank you.
scudi. E questo sarebbe un piano, i lati del tunnel starebbero già rosicando le nostre ossa se non fossimo stati incredibilmente fortunati. Il piano di Ullman era composto da solo due parti, da due sole parti, follia e sorpresa. Gli imperialisti non si aspettavano che catturassimo il loro vagone e nemmeno che li attaccassimo all'improvviso a tradimento. Non ho nessun rimorso, il tempo della guerra onorevole è finito da un pezzo. Vieni mentre noi pugnaliamo le spalle per sopravvivere e lo facciamo senza battere i ciglia, per poi colpire ancora una volta. L'unica cosa importante è proteggere se stessi. Tizio, sai che non si fuma qua? Dopo lo scontro a fuoco con i carrelli degli imperialisti, sembrava che avremmo avuto la strada spianata. Ancora una volta, mi sbagliavo.